Ciao ad Alessio, benvenuto o benvenuta in questo nuovo video dove vado a rispondere a una domanda, a un quesito che mi ha fatto un ascoltatore del mio podcast, una persona che mi segue anche sui video e mi ha chiesto in particolar modo una tecnica, un software, un qualcosa o come fare per organizzare delle immagini quando magari è da tempo o non hai mai organizzato le tue immagini, hai la necessità di dividerle in cartelle per anno, per tipologia, insomma un qualcosa per iniziare ad organizzare tutto il pacco di foto che magari hai recuperato da vari posti. E infatti qui porto un esempio che l'ho inventato, ovviamente non è una cosa reale. Ho creato una cartella immagini da sistemare dove magari all'interno ci ho buttato dentro una cartella che contiene delle immagini che erano sul computer di lavoro, una cartella dove c'erano le immagini del computer vecchio e delle varie sessioni fotografiche, sessione 1, provino, varie, insomma ognuna dentro tutta una serie di immagini totalmente casuali, non le ho messe con una certa logica, ho proprio preso un pacco di immagini stock e ho creato queste cartelle inventate e adesso vediamo come possiamo riorganizzare tutte queste immagini che sono disordinate. Io consiglio vivamente di utilizzare il software Adobe Lightroom, che qui ho già aperto, ovviamente è una sessione precedente di un altro lavoro, e creare una sessione dedicata per creare l'organizzazione, per riorganizzare tutte le immagini. Quindi io ti direi di fare subito un nuovo catalogo per organizzare le immagini ed è quello che faccio. File, nuovo catalogo, mi chiede dove salvarlo, vado su immagini qui e lo chiamo organizzazione immagini. Bene, ovviamente Adobe Lightroom si chiude e si riapre con il catalogo completamente vuoto come lo vediamo in questo momento, e adesso devo, come me lo suggerisci, importare delle immagini. È quello che faccio subito, vado a cliccare su importa e vado a selezionare nel mio computer la cartella che contiene tutti quei file, ad esempio ero qui, immagini da sistemare, e queste qui sono tutte le immagini, e devo stare attento di aver spuntato includi sotto cartelle, altrimenti mi vede solo le immagini della cartella corrente all'interno di immagini da sistemare e non anche tutte le cartelle, ed è quello che faccio, devi fare in questo modo. Ovviamente ci sono altri vari modi per importare le immagini su Adobe Lightroom, se ti interessa vai a frequentare o vai a vedere il mio corso e lì potrai trovare le informazioni su come si possono importare le immagini all'interno di Adobe Lightroom. La modalità aggiungi, non copia, sposta o altre tecniche, aggiungi, e faccio importa. Ho scelto aggiungi intanto che lui sta facendo l'importazione perché voglio lasciare le foto nel posto nel quale si trovano, quindi è come se tu avessi un disco esterno collegato oppure sono all'interno del tuo computer. Qui mi chiede se voglio attivare la ricerca di indirizzo, puoi attivarlo se hai le foto geolocalizzate oppure no, io disattivo per questioni pratiche, per fare le cose un po' più velocemente. Prima ti ho detto importa le immagini e spunta la voce includi sotto cartelle, infatti lui qui su Adobe Lightroom mi fa vedere la gerarchia di come è composta questa cartella, cioè immagini da sistemare che è la cartella principale dove avevo buttato dentro tutto quanto, e ci sono le varie cartelle che abbiamo visto prima, PC lavoro, PC vecchio, provino, sessione 1, eccetera, insomma tutto quello che rispecchia il file all'interno del nostro computer. E ovviamente qui c'è una confusione assurda, vedi, ci sono tutte le immagini, non hanno una logica, certo posso vederle per singola cartella, ma quello che voglio fare io ad esempio è dividerle per anno. Come primo passaggio potrebbe essere quello di dividerle per anno. Quindi come si fa? La tecnica più interessante è quella di creare delle nuove cartelle divise per anno. E come possiamo fare? Beh, guarda, seguimi nei passaggi, è veramente molto semplice. Mi posiziono sulla cartella principale, immagini da sistemare, che contiene tutte le immagini. Dopodiché le filtro per anno in modo tale da poter sapere quali cartelle devo creare, quali anni ci sono all'interno di questo calderone di immagini. Devo accedere su questo filtro che qui vedi già visibile, filtro libreria, testo, attributo, metadati, nessuno. Se non è visibile devi utilizzare il tasto backslash, ovvero la slash rovesciata che trovi sotto il tasto ESC di solito. Quindi se non la vedi basta cliccarla e lei compare questo menu, questo filtro, altrimenti basta andare su visualizza, mostra, barra, filtri, vedi con la slash rovesciata e comparirà questo filtro, questa possibilità di filtrare le immagini. Clicca su metadati
Dopodiché qui, se non è già presente data, beh, ti basta cliccare e sul menu a tendina vai a selezionare data. E qui è fatta in sostanza. Io vedo che ci sono tutte queste foto e ci sono foto dell'anno 2001, 2005, 2006, 8, 9, 10 fino al 2017. E adesso è tutto abbastanza semplice, perché se io clicco su 2001, questa qui è l'immagine del 2001. 2005, questa è l'immagine del 2005. 2015 ci sono 101 foto, eccole qui tutte del 2015, e non devo far altro che creare delle cartelle qui dentro dove saranno inserite, spostate queste immagini. E ti faccio un esempio molto pratico. Inizio col 2001, devo selezionare ovviamente questa immagine, la seleziono, oppure fai Ctrl A, Command A se vuoi selezionarle tutte in un colpo. Una volta selezionata, sono posizionato su immagini a sistemare, quindi la cartella principale. Qui a fianco aggiungi sottocartella. Aggiungi sottocartella, mi chiede che nome vuoi dargli, 2001, ops, 2001, e spunta includi foto selezionate, perché ho selezionato già la foto nel 2001, crea. Vedi che qui ha creato una cartella che contiene l'immagine e l'ho già fatta anno 2001. Andiamo a vedere sul computer nostro, si è creata una cartella 2001 che contiene l'immagine dell'anno 2001. Torno su Adobe Lightroom e vado avanti in questo modo, torno su immagini a sistemare, metadati, questa volta 2005, ce n'è sempre una, Ctrl A, seleziono tutto, crea, aggiungi sotto cartella, qui rimane già spuntata in foto da selezionare e metto 2005. Adesso io vado avanti velocemente smistando tutte le immagini. Mi fermo qui un attimo perché ho fatto un errore. Praticamente avevo selezionato 2016, ovviamente avevo il software seleziona la prima immagine, mi sono dimenticato di fare il Ctrl A, il seleziona tutto, e avevo creato già la cartella. Infatti mi ha importato, lo vedi qui, 2016, mi ha importato una sola foto. Quindi come faccio a buttare dentro anche tutte le altre? Beh, è molto semplice, basta fare Ctrl A, le seleziono tutte e le trascino manualmente sulla cartella 2016 e lui le sposta e mi dirà che trova un duplicato che è la prima immagine. Gli dico ok, perché in sostanza il software Adobe Lightroom mi sta dicendo guarda che quella immagine è già lì presente, quindi non ha senso spostarla, e va bene così. E completo ovviamente con l'anno 2017, Ctrl A, aggiungi sotto cartella 2017, perfetto. Se noi andiamo a vedere già qui a fianco, troviamo tutte le cartelle divise per anno con le loro immagini dentro, e quelle vecchie sono tutte a zero perché ha spostato le immagini nelle nuove cartelle. Andiamo a vedere sul mio computer, vedi che ho tutte le cartelle 2001, 2005, 6, 7, 8, quelle vecchie, PC lavoro, è vuota, PC vecchio è vuota, e avanti così. Quindi posso anche eliminarle queste cartelle, cosa che faccio, vado a selezionare tutte queste cartelle che sono vuote e le elimino dal mio computer perché le ho già organizzate. Torno su Adobe Lightroom, qui c'è un passaggio fondamentale da fare, perché Adobe Lightroom, vedi che qui mi mette il punto di domanda perché non trova più queste cartelle e devo ovviamente sincronizzare in modo tale da eliminare le cartelle che ci sono in eccesso. Infatti qui ricerca, sincronizza e le fa eliminare automaticamente dal mio elenco. Posso anche eliminarle manualmente una per una con elimina dal catalogo, in sostanza. Bene, questa qui è la prima organizzazione. A questo punto io potrei voler dividerle per anno o per mese, quindi scelgo la cartella tipo 2001 e sempre su metadati ho la possibilità all'interno dell'anno 2001 di cliccare e vedere il mese e anche il giorno volendo. Adesso io prendo una cartella che ha tante immagini, la 2015, che ha 101 immagini, quindi in questo caso magari potrei voler dividerle anche per mese. Come faccio? Sempre utilizzando metadati, sono il 2005 e vado qui gennaio, sono 6 di gennaio, quindi Ctrl A. E a questo punto posso creare all'interno del 2015 una sottocartella che contiene il mese gennaio. Aggiungi sottocartella gennaio. Ovviamente includi foto selezionate, crea.
cosa succede? Mi ha creato all'interno del 2015 la cartella gennaio, che contiene le 6 foto che sono quelle di gennaio che ho filtrato prima, e vado avanti così con tutti gli altri mesi. Vado sul mio, mia cartella sul mio computer, era l'anno 2015, trovo tutte le immagini, ma vedi che ha già creato una cartella che si chiama gennaio, che contiene le, quante sono, 6 immagini di gennaio. Questo è un metodo molto rapido ed efficiente per riorganizzare tutte le immagini che magari abbiamo buttato in un calderone all'interno di una cartella unica. Ma c'è di più, Adobe Lightroom, quando fai tutte queste cose, si accorge anche se ci sono delle immagini doppie, quindi se ci sono delle immagini che avevi buttato in più cartelle, e ti avvertirà dicendoti: guarda che, attenzione, questa immagine già esiste, e potrai quindi decidere se fa parte di un anno, se hai sbagliato magari ad inserire l'anno, o se semplicemente hai proprio fatto un errore tu nel smistarle e hai rischiato magari di smistarle in due posti identici. Una volta che hai terminato, puoi anche cestinare completamente il catalogo di Adobe Lightroom che ho utilizzato per riorganizzare tutte le immagini. Tuttavia, questo qui è un metodo molto pratico e rapido per fare questo lavoro. Per questo breve video è tutto, spero ti sia tornato utile o che ti possa tornare utile per organizzare le tue immagini. Come al solito, se ti piace quello che ho fatto, iscriviti al canale, metti un click sulla campanellina e condividi questo episodio. Per te questo non costa assolutamente nulla, però per me sarà molto importante, perché darai una mano al canale, al progetto Tecnica Fotografica, a crescere ancora di più. Per ora è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Alessio per Tecnica Fotografica.